Sui campi da tennis di Beinasco sta per cominciare la finale del torneo femminile da $25.000. In campo la tennista di casa Anastasia Grimalska, opposta alla numero 5 del seeding Anastasia Vasilieva. Perdevo 4-1, però poi lottando punto dopo punto sono riuscita a prendere il primo set. A parte l'inizio del secondo set, poi è stata abbastanza facile, anche se è stata molto impegnativa perché comunque la mia seconda finale ero molto tesa e agitata, poi in casa è stata dura. Dovevo essere un po' più aggressiva, però con la tensione ho giocato in casa, quindi col pubblico, col tifo, ero molto emozionata. Con lei ci avevo giocato già sul cemento, sul veloce. È andata male, nel senso avevo perso 6-2-6-2, però è stata proprio un'altra partita e avevo lottato molto meno. Spero di entrare nelle prime 200 e poi cercherò di fare altri tornei di livello più alto, vedremo. Direi una prima che è riuscita, con la nostra inesperienza, è riuscita discretamente bene. Cercheremo di replicare, di fare sempre meglio, di continuare a coltivare le nostre squadre femminili su cui abbiamo puntato con un progetto pluriennale che continuiamo a incrementare. Per quest'anno abbiamo una squadra in Serie 2 e una squadra in Serie B. Contiamo di farle promuovere entrambe, vedremo. Alla fine ha vinto Anastasia Grimalska. 7-6-6-3 è il punteggio con cui la tennista di casa ha battuto l'Ucraina Vasilieva. È stata una giornata davvero da incorniciare per il tennis piemontese, che ha visto anche la vittoria nel doppio di Nicole Clerico con Giulia Gatto Monticorni.